Ieri, comunque cose già viste più volte, abbiamo avuto testimonianza che un lungo tir attraversava Calle San Giacomo in barba ai divieti. Caso vuole che questa mattina un tir analogo sia entrato in corso, trovandosi però una pattuglia di polizia locale all'ingresso della ZTL davanti a San Giacomo. Il bestione non è potuto passare inosservato e la squadra ha voluto verificare le motivazioni di questa intrusione in corso. Dopo aver chiesto probabilmente i documenti, il tir è stato invitato a dirigersi verso il mercato ittico all'ingresso. Grosso, dove è stato poi raggiunto dalla pattuglia che ha proceduto con i dovuti controlli del caso. E proprio il caso ha voluto che ci fosse la presenza al momento più opportuno del controllo, ma si è trattato di una fortunata coincidenza, in quanto tir come questo per San Giacomo ne passano continuamente in barba al divieto e in evidenza all'ingresso in Chioggia alla rotonda in Campo Marconi. Ciò non solo crea ostacoli alla viabilità e aumenta il pericolo conseguente, ma rovina la pavimentazione, crea vibrazioni che si ripercuotono sulle mura delle case adiacenti con logiche conseguenze. Non ci sono città fragili come Chioggia, così poco rispettate dai mezzi pesanti. Forse controlli come quello di oggi dovrebbero essere più frequenti e chi entra in centro storico magari ci pensa due volte prima di rifarlo con questi mezzi, improponibili per l'unica strada che abbiamo.